Vai, vai pure. Vabbè, allora, stasera siamo stati convocati secondo un ordine del giorno che avete avuto e avete avuto insieme all'ordine del giorno, aspetta che accendo la... avete avuto insieme all'ordine del giorno anche il documento che di fatto è una sintesi della discussione del precedente gruppo di lavoro che è stato elaborato da Gian Diego Marigo e da Bolis. Un documento che traccia, cioè, dicevo prima, fa la sintesi della discussione precedente che mette in rilievo soprattutto la parola d'ordine che ci siamo dati, che bisogna ripristinare i servizi sanitari e il sistema di prestazioni sanitarie e sociosanitarie all'epoca del pre-Covid. Diciamo così, poi dopo ne parliamo meglio durante la riunione, lo spiegherà meglio Gian Diego. Quindi noi abbiamo quel documento che traccia le linee di lavoro in maniera molto, molto veloce e costituisce un documento base, ma importante, sull'emergenza attuale, sulla drammaticità dell'emergenza attuale. Abbiamo il documentino che è servito per la convocazione dell'Assemblea generale, la prima Assemblea generale dove ci siamo, durante la quale ci siamo costituiti come coordinamento e quel documento è il secondo pezzo di lavoro che sviluppa che cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo chiedere nel caso in cui, per non essere impreparati di fronte a un'eventuale pandemia in autunno. Comunque, i due documenti, i due temi che contengono, che sottendono questi due documenti non sono in antitesi, sono esattamente intersecabili e necessari da affrontare tutte e due e da sviluppare tutte e due. Ci siamo detti, ovviamente, l'emergenza adesso è il fatto che drammaticamente le persone non riescono a farsi curare in questo periodo negli ospedali lodigiani e quindi questo sarà il primo momento nostro di lavoro. Nel frattempo, prima di dare la parola agli altri, abbiamo fatto la conferenza stampa. Come vedete, Antonio Muscolino ha messo nella chat come si chiama? La bozza propositiva, la bozza, scusate, del documento Gian Diego e Bolis, ma anche la conferenza stampa, l'esito della conferenza stampa, sono stati pubblicati due articoli, uno sul Giorno e uno sul Cittadino. Conferenza stampa che abbiamo fatto ieri mattina su delega del coordinamento. Alla fine eravamo presenti io, Peppo, Giovanni Bricchi, Francesca Di Bella e Enrico Bosani. C'erano i giornalisti del Giorno del Cittadino. Devo dire che il Cittadino, soprattutto all'inizio, ha ripreso bene quelle che erano un po' le indicazioni che ci eravamo ripromessi di comunicare alla popolazione, ai cittadini dell'Lodigiano, attraverso la stampa. E quindi ha dato l'evidenza, soprattutto nel titolo, che si è costituito questo coordinamento territoriale lodigiano per il diritto alla salute, ma che si pone l'obiettivo di premere perché appunto si ritorni ad avere i servizi di tutela della salute e che quindi i bisogni di salute dei cittadini lodigiano siano soddisfatti. Come lo erano nella quantità e nella qualità prima del Covid. Non è che andasse tutto bene, però adesso noi ci attestiamo ovviamente a premere perché almeno si arrivi a quel punto. Abbiamo detto, lo dico perché è una cosa che magari discutiamo dopo aver discusso dei contenuti. Abbiamo detto che lì eravamo in rappresentanza. E avevamo la delega del coordinamento dell'Assemblea generale che si è costituita con la presenza di 56 persone e che lì però non avevamo un'organizzazione di non eravamo lì come ognuno di noi in rappresentanza dell'organizzazione di appartenenza, ma che eravamo semplici aderenti al coordinamento per
perché comunque questa cosa è importante farla veicolare anche all'esterno, nel senso che non abbiamo mai deciso come ci presentiamo e alla stampa abbiamo voluto sottolineare che in queste riunioni siamo orizzontali, quindi siamo tutti allo stesso livello e non è che ci sia una rappresentanza, un'organizzazione che rappresenta di più di altri, ma siamo singoli cittadini e cittadine che hanno in questo momento qua la necessità e la voglia e il desiderio di lottare perché i bisogni di salute siano soddisfatti. E quindi ci siamo presentati con questo. Il giornalista del cittadino ci ha fatto una domanda e ci ha fatto pensare. Ci ha detto, sì, ma io scrivendo l'articolo vorrei mettere un nome e un telefono, perché se qualcuno della popolazione lodigiana vuole contattarvi, no, o una mail, insomma, non sa chi contattare. Ecco, lì, anche lì abbiamo ribadito, abbiamo detto, siccome le conferenze stampa ne faremo ancora una, ci saranno anche altre persone che faranno la conferenza stampa a fine luglio, quando abbiamo finito il documento, la piattaforma, allora lì daremo dei riferimenti che saranno discussi in assemblea e quindi definiti dall'assemblea. Però questo è un problema, nel senso che sicuramente se i cittadini vogliono contattare il coordinamento non c'è un elemento di chiarezza, quindi poniamocelo il problema. Come poniamoci pure il problema di fare una pagina Facebook, insomma qualcosa sui social che comincia a identificarci, comincia a veicolare qualche prodotto che stiamo facendo. Io ho finito e do la parola ad Andrea per l'illustrazione dell'ordine del giorno, poi dopo vediamo come andare avanti. Ciao a tutte e a tutti. Per organizzare questo incontro del gruppo di lavoro abbiamo inviato a tutti i partecipanti all'assemblea, tenuto conto ovviamente che il gruppo di lavoro è aperto, quindi la partecipazione è assolutamente libera. Abbiamo inviato appunto una nota nella quale si precisava che il lavoro del gruppo di lavoro riparte dai risultati dell'ultimo incontro. In particolare, quel che si è verificato nell'ultimo incontro è stato che, discutendo tra i diversi partecipanti, è emersa la necessità di definire una dinamica di priorità differente da quella da cui si era partiti con la bozza di piattaforma. Ricordo che la bozza di piattaforma aveva fondamentalmente due capitoli. Uno era che cosa facciamo quest'autunno se riprende come sembra, perché questa è l'opinione dell'Organizzazione Mondiale della Salute, se riprende il contagio. Quindi dobbiamo avere la nostra struttura organizzata, la struttura del nostro sistema sociosanitario locale organizzata per la bisogna. Questo era il primo aspetto. Il secondo aspetto era invece, a partire dalle difficoltà e dalle modalità con cui sono state affrontate le situazioni critiche dei mesi scorsi, come rivedere e ordinare il sistema sociosanitario territoriale. Oltre a questi elementi, dalla discussione è emersa un'altra questione assolutamente rilevante che già indicava la Silvana e che è stata sintetizzata nel documento che trovate in chat, quello che si intitola Bozza Propositiva, che rappresenta in pratica il riferimento per il lavoro di stasera del gruppo di lavoro. Però conviene definire, diciamo, uno schema operativo di modo che il gruppo di lavoro non intervenga su tutte le questioni che sono in campo e che dobbiamo affrontare, tenuto conto che il nuovo
nuovo approccio è l'emergenza, il ripristino della situazione pre-Covid, A, B, l'eventualità del ritorno quest'autunno del problema, C, la ristrutturazione del sistema. Cioè questo schema rimane ovviamente la guida operativa, ma non possiamo affrontarlo tutti assieme, quindi prima di tutto affrontiamo la questione del ripristino della situazione anti-Covid e non solo la affrontiamo nel senso della messa a punto delle richieste da fare, ma la affrontiamo, la dobbiamo affrontare anche dal punto di vista propriamente rivendicativo. Quindi prima riusciamo a definire esattamente le richieste operative, prima queste richieste vanno presentate alle autorità competenti. Ecco, da questo punto di vista, oltre al lavoro di analisi di approfondimento e di costruzione precisa delle rivendicazioni, è assolutamente necessario allargare la partecipazione e il coinvolgimento di soggetti sociali, istituzionali e professionali che hanno a che fare con questo problema. Quindi, per esempio, stasera dobbiamo uscire, ovviamente dopo aver discusso nel merito del tema di stasera, dobbiamo uscire con un'indicazione organizzativa che è quella di prendere contatto con questi diversi soggetti. L'ipotesi del coordinamento è proprio quella di coinvolgere tutte le forze che sono socialmente e concretamente toccate dal problema, e quindi l'allargamento deve essere il più ampio possibile. Non va escluso nessuno, bisogna che tutti, siccome tutti abbiamo bisogno di salute, bisogna che si riesca ad allargare il più possibile la nostra azione, la partecipazione all'iniziativa. Quindi stasera sono questi due punti, richiesta di ripristino dei servizi sanitari normali anti-Covid-19, individuazione di soggetti sociali da coinvolgere in questa iniziativa. Ovviamente individuazione nel senso che possiamo indicare soggetti specifici, ma poi l'allargamento più ampio è meglio è. Conviene però indicare soggetti specifici su cui intervenire perché magari hanno già mostrato interesse o disponibilità ad affrontare questo problema. Riprendo rapidissimamente il contenuto del documento di bozza propositiva stilato da Bolis e da Gian Diego, che sostanzialmente, il primo punto diceva a chi dobbiamo rivolgerci e da chi dobbiamo pretendere un confronto, una discussione di merito. Questo è riguarda la richiesta da fare una volta che abbiamo pronti i punti da richiedere. Il secondo punto, il secondo, terzo, quarto e quinto punto entrano invece nel merito di queste questioni. E stasera dobbiamo cominciare a ragionare appunto su questi punti qua. Il secondo punto si riferisce alla ripresa immediata e completa da settembre dell'attività di tutte le specialità ospedaliere, diagnostica ambulatoriale dei posti letto e le attività chirurgiche con tempistica accettabile e verificabile. Ecco, se riusciamo ad avviare un tavolo di confronto, una verifica con le autorità competenti, con l'ATS piuttosto che con la SST, ovvero anche con la SST, prima di settembre sarebbe il massimo. Ovviamente c'è agosto in mezzo, quindi non è per niente semplice. Comunque, prima ci muoviamo su questo fronte, meglio è. Il punto successivo affronta la questione dell'utilizzo pieno dei posti letto presenti tra ospedali, tenuto conto che quel che è successo con
il coronavirus è stata una redistribuzione delle funzioni degli ospedali e quindi questa situazione non è stata ancora superata, bisogna assolutamente ricostruire una condizione in cui tutte le offerte curative esistenti siano pienamente fruibili e quindi l'utilizzo pieno di posti letto. In particolare nel documento si dice che non possono essere ridotti i letti medici, geriatrici, riabilitativi, soprattutto in vista dell'autunno e inverno, quando oltre al possibile rischio di contagio di ritorno ci saranno altri problemi legati ovviamente al periodo, quindi anche le influenze che il nostro corpo conosce già, eccetera. Il punto successivo è creare subito le condizioni affinché una quota di attività chirurgica di piccola e media chirurgia possa essere fatta anche a Codogno. Questa è una proposta, ovviamente dentro a questo discorso di Codogno ci sta anche la necessità di affrontare il tema della situazione ospedaliera di Casal Pusterlengo e anche dell'ospedale di Lodi. Il punto ultimo del documentino proposto appunto da Bolis è affrontare il problema di una distribuzione adeguata dei medici e degli infermieri, però facendolo con il coinvolgimento delle parti sociali e dei lavoratori stessi. Coinvolgimento e partecipazione che rende indispensabile un'azione di riconoscimento formale anche economico dei soggetti interessati, ovvero dei medici e degli infermieri. Questo derivava da una notazione di Bolis che diceva per l'appunto che se le strutture ci sono ma manca il personale adeguato, ovviamente le strutture rischiano di non essere efficienti, insomma, anzi addirittura Bolis diceva rischiano di causare dei danni, di creare delle ulteriori difficoltà. Ecco, questo in sintesi i ragionamenti sono stati fatti. E rispetto a questi diversi punti, noi dobbiamo, che per certi versi sono già anche abbastanza chiari dal punto di vista rivendicativo, però vanno sicuramente articolati in modo tale da costruire una piattaforma vera e propria, in modo tale da presentare, da essere in grado di presentare quanto prima agli organi competenti una richiesta che indichi esplicitamente le cose da fare per ripristinare la situazione ante-Covid. Tenuto conto che magari alcune difficoltà non saranno facilmente superabili, ma che assolutamente vanno garantiti i cittadini rispetto alle loro necessità. Se questa cosa non avviene, ovviamente i cittadini cosa fanno? Avendo assolutamente la necessità, quelli che hanno le capacità di pagamento si rivolgono al privato, ai servizi privati. Quelli che non ce li hanno si ammalano, quindi la condizione di salute peggiora drasticamente. Questo sta già accadendo, perché ci sono centinaia, forse anche qualche migliaio di persone nel nostro territorio che sono ancora in attesa di effettuare visite, controlli, analisi, eccetera, eccetera, che si rivolgono come possono, dove possono, ai privati, tra l'altro privati convenzionati che così ne ricavano un guadagno straordinario, un profitto straordinario, e al momento la situazione operativa del sistema è assolutamente confusa, insomma, assolutamente indeterminata. Le code d'attesa diventano così, si moltiplicano sia in numero per specialità sia in termini di tempo. Questa cosa è intollerabile, bisogna assolutamente risolverla. Io ho finito di fare una breve presentazione del problema di stasera e credo che ripasso la parola alla Silvana che gestisce
l'incontro. Ho finito. La parola a Gian Diego. Bon, io sarò estremamente rapido per adesso, quantomeno. Volevo soltanto sottolineare una cosa. È fondamentale che i piedi su cui si muova questa cosa siano due. Da una parte, quello della rivendicazione importante e fondamentale con le istituzioni. Dall'altra, sicuramente il contatto con i lavoratori. Il contatto con il lavoratore è fondamentale perché le due gambe non possono viaggiare in maniera... Cioè noi abbiamo l'opportunità di presentare una piattaforma che tiene conto delle esigenze dei lavoratori. E questa è una cosa importantissima, secondo me, da fare. Infatti nel documentino, pur nella sua brevità e nella sua sintesi, viene specificata questa cosa perché riattivare le situazioni ospedaliere implica dei sacrifici ai lavoratori. Dovranno spostarsi, dovranno probabilmente essere spostati, se lo facciamo senza tener conto delle esigenze fondamentali del comparto, noi rischiamo di agire contro gli interessi dei lavoratori della sanità, che sarebbe un'assurdità. Per cui i due piedi devono viaggiare insieme, a mio umilissimo parere. Questo, secondo me, e finisco, rimette in campo anche il discorso della sicurezza sul posto di lavoro. Nel rappresentare i bisogni della cittadinanza, noi dobbiamo sempre tener conto che il punto di riferimento e gli interessi dei lavoratori sono fondamentali in questo gioco. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vengo io. Vai, Gianni. Due o tre cose. La prima è, forse l'avete accantonato oppure no, è arrivato anche in contributi Giovanni Bricchi, mi sembra, oggi o ieri, che riproponeva il discorso degli ospedali. Io non l'ho citato perché c'era la mia mail sbagliata e quindi non l'ho visto. Ti sei offeso? No, no, mi è arrivato stasera da Giovanni e non l'ho memorizzato. Scusa, Giovanni. Vale la pena dire che rispetto a questo, e poi la chiudo questa roba qui, volevo chiedere a Giovanni se quel documento completa anche il ragionamento fatto nella conferenza stampa ieri di Gallera, che aggiunge ulteriori soldi per l'attività territoriale a quelli previsti dal suo documento. Quindi se non l'ha visto, li posso mandare e posso mandare a tutti il testo della conferenza stampa di Gallera, il quale aggiunge 176 milioni per assumere infermieri di famiglia, assistenti sociali e reclutare USTA. Conferenza stampa è stata fatta martedì 14 luglio, quindi è apparsa ieri sui giornali, voglio dire, e aggiunge soldi su soldi. E questo è un ragionamento. Quindi volevo chiedere a Giovanni se questa conferenza stampa è ricompresa nelle cifre che lui ha dato, e se non è così lo invitavo a magari adeguare quel ragionamento anche con questo pezzo che, se non ha visto, gli mando. L'altro ragionamento che volevo fare, perché mi aveva già preoccupato la volta scorsa, però mi sembra corretto farlo, sono assolutamente d'accordo che la priorità delle priorità è quella che al più presto possibile aprono i servizi.
però vorrei dire che dovremmo preoccuparci molto, ma molto, da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo. Io questa roba l'ho già detta in diverse occasioni, intendo ribadirla perché mi sembra che sia il centro del ragionamento. Ragioniamo un po' su cosa è avvenuto attorno ai medici di base. Prima di questa roba qui, gli ambulatori dei medici di base erano stracolmi di persone, perché erano stracolmi di persone. I tempi di attesa erano lunghissimi e comunque nessuno usciva dall'ambulatorio senza aver fatto il proprio intervento col medico e aver risolto i propri problemi, o comunque aver avuto dei consigli col proprio medico. Oggi noi, se vogliamo andare dal medico di base, e credo che sia generalizzato, non sia solo il mio, ma sia un discorso di carattere generalizzato, dobbiamo prenotare telefonicamente, e questo fa un grande filtro, accetta pochissime persone, andiamo in ambulatorio, non troviamo un cane per via dei distanziamenti, eccetera, eccetera. Perché è anche quella del medico di base è un'attività che è stata fortemente ridotta. Se prenota 4-5 persone, ne vuole una in un ambulatorio e le altre 4 aspettano in strada che siano fuori. Io in questa fase qui ho avuto dei gran bei contatti con il mio medico di base per telefono o per mail, perché non l'ho più guardato negli occhi da circa 4 mesi. E questo non è assolutamente accettabile. Il rapporto medico-paziente non può essere un rapporto che si risolve pur nelle difficoltà, perché se le difficoltà del Covid non sono irrilevanti, ovviamente, però pur in queste difficoltà non è possibile che arriviamo a questi punti, da un lato. Stesso discorso vale per la specialistica. Il giorno dopo che ci siamo visti, che ci siamo sentiti la settimana scorsa, sono andato a una visita specialistica a Piacenza, mi è stata misurata la febbre e mi è stato fatto compilare un questionario 5 volte in una mattinata che sono rimasto in ospedale, perché ogni trasferimento per l'entrata in ospedale, per l'entrata in ambulatorio, per l'entrata nel bar, eccetera, eccetera, in tutti i casi c'era la presenza della persona che mi misurava la febbre e mi chiedeva l'autocertificazione rispetto ai contatti con pazienti, eccetera, eccetera. Ma non solo questo, sono entrato per una visita, ho chiesto se la moglie poteva accompagnarmi, non è che io, però l'accompagnamento mi sembra importante, mi è stata categoricamente rifiutato, perché mi ha detto che assolutamente no, non sono una persona non in grado di, e per cui non è necessaria questa roba qui. Così come non vengono neppure accettati ed accolti il materiale delle visite pregresse, per esempio, che sono alla base di un rapporto col medico. Siccome che è un medico che non mi conosce, se non ho l'opportunità di portargli la documentazione, perché stenta ad accettare pure quella, evidentemente le cose non possono andare bene. Ragionando con la moglie, questa mi diceva che i rapporti medico-paziente si stanno tornando ai tempi bui, nei quali per parlare e per rapportarsi con un medico bisogna fare chissà quali tipi di interventi. Sta roba qui sta diventando veramente una cosa pesantissima. Fra l'altro, ieri seguivo anche l'attività del gruppo di lavoro sulle case di riposo,
qualcuno di noi era presente a quella riunione, quel dentista veterinario di Bologna, il quale diceva che l'Ordine dei Medici di Bologna sta contrattando con l'ASL perché anche le visite telefoniche devono essere rimborsate come visite mediche intere, oppure la telemedicina abbia un rimborso con una visita completa. Cioè si sta trasformando il rapporto medico-paziente in modo pesantissimo e assolutamente inadeguato. Oltre alla quantità che dobbiamo chiedere con i distanziamenti, che vogliamo, ma che l'attività riprenda, ma va sottolineato tante volte il fatto che l'attività deve riprendere con un rapporto fiduciario medico-paziente adeguato, che corrisponda alla risposta alle necessità effettive delle persone. In questo modo succede quel che è successo i mesi scorsi, quando uno finì in ospedale non poteva neppure portarsi né i parenti né le cartelle cliniche a casa e finiva nelle mani di un medico che non sapeva chi era e quindi non aveva gli strumenti e l'opportunità per poterlo trattare adeguatamente. Se non aggiungiamo questa roba qui, non mettiamo questa roba qui, quanto portiamo a casa vale molto meno di quel che pensiamo. Io mi fermerei qui se per adesso ci dobbiamo limitare a questo primo punto. L'altro dubbio che avevo rispetto alla proposta fatta e presentateci a casa è quello che riusciamo a pretendere di avere una controparte che sia fatta di tutti i capi dipartimento, di tutta la dirigenza di questa natura. Mi sembra che sia una richiesta piuttosto eccessiva. Non credo che permettano a noi di scegliere la controparte con la quale ci confrontiamo, però questo è un problema marginale. Per adesso mi fermo, eventualmente poi sugli altri argomenti andremo avanti dopo. Io non ho nessun altro, tanto che qualcuno ci pensa. Io avevo scritto, ma forse ho scritto da qualche parte sbagliato, non so. Avevo chiesto di intervenire, ma non so che è arrivato il messaggio. Non so. Aspetta un attimo, volevo dire una roba veloce. Sulla questione di Gallera. Gallera ha fatto al TG3 regionale, hanno intervistato Gallera oggi e ha detto che questi 176 milioni con i quali assumeranno, non ricordo se 1000 infermieri, ha parlato soprattutto di infermieri e non ha parlato di adeguamento di posti, eccetera, però alla fine ha detto che questi soldi sono i soldi del governo, quindi non sono soldi aggiuntivi, sono i soldi del decreto rilancio che... Però lui onestamente l'ha detto, cioè a denti stretti, però ha detto in un passaggio sono i soldi del governo. Si sta rimangiando la conferenza stampa fatta ieri. Sì, no, però l'ha detto la televisione, quindi in un'intervista. Se volete vi spiego. Vai. No, visto che sono stato tirato in ballo da Gianni, parto dalla questione che diceva lui. Sì, quei 170 milioni sono esattamente il riparto per la Lombardia delle risorse messe a disposizione dall'articolo 1 del decreto rilancio. Non sono niente di più. Per cui rispetto al documentino che io avevo mandato stamattina, le cifre da me indicate sono... come ordine di grandezza vanno bene, sono da rivedere nel dettaglio perché io il documentino l'ho scritto prima di leggermi la delibera regionale
che per l'appunto è stata approvata ieri. E da questo punto di vista vi faccio notare una questione che può dirci qualche cosa rispetto a come sta impostando la Regione Lombardia la questione della riorganizzazione della sanità sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista del riordino della rete ospedaliera. L'input e le risorse vengono entrambe dal decreto rilancio che è stato approvato a maggio, no? L'articolo 1 parla della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, l'articolo 1 del decreto rilancio, l'articolo 2 parla del riordino della rete ospedaliera. Ebbene, la Regione Lombardia ha deliberato il 16 di giugno, cioè un mese fa, rispetto all'utilizzo dei 225 milioni, che è la quota di riparto che l'articolo 2 assegna alla Regione Lombardia per il riordino degli ospedali, ha deliberato ieri, il 14 di luglio, cioè un mese dopo, solo su questi 170, che sono una parte delle risorse che il decreto rilancio affida alla Regione Lombardia, assegna alla Regione Lombardia per il riordino dell'assistenza territoriale, un mese dopo. Quindi questo a me fa pensare che non è servita neanche la lezione del Covid per dire che forse in questo momento si doveva dare la priorità al riordino della rete dell'assistenza territoriale, tanto più che le questioni che mette in campo il decreto e le iniziative che la Regione deve prendere sono anche più semplici, perché se facciamo riferimento alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale, quindi anche alla delibera che in merito è stata approvata ieri dalla Regione Lombardia, si tratta semplicemente o quasi semplicemente di assumere del personale, mentre per il riordino della rete ospedaliera si tratta di spendere dei soldi anche per l'assunzione di personale, di infermieri medici, ma si tratta di mettere in piedi dei cantieri per ristrutturare il pronto soccorso, per ristrutturare le terapie intensive, eccetera, eccetera, un lavoro che evidentemente è anche più lungo. Comunque sì, per tornare alla domanda di Gianni, che poi, fra l'altro, io non l'ho sentita a conferenza stampa di Gallera, ma ha usato un doppio trucco, perché in realtà la delibera di ieri stabilisce che per l'assunzione degli infermieri di famiglia e per quelli e per gli assistenti sociali delle USCA vengono messi a disposizione quasi 96 milioni nel 2020 e quasi 80 milioni nel 2021. Quindi in realtà i 170 milioni non sono tutti sul 2020, sono 96 milioni sul 2020 e 80 milioni sul 2021. Quindi non so se questo, io non l'ho sentita alla conferenza stampa, quindi non so se l'ha specificato o meno, ma il tema è questo. Dopodiché volevo dire un'altra cosa e poi chiudo questo primo intervento. Una cosa che abbiamo sottolineato anche ieri in conferenza stampa e che non mi sembra sia emersa molto bene dagli articoli sia del Cittadino che del Giorno,
E comunque è questa, e io insisto su questo punto perché credo che sia questo la modalità che ci dovrà vedere lavorare nelle prossime settimane, e cioè che la priorità che ci siamo dati la settimana, cioè dopo l'ultimo incontro, cioè quello del ripristino il più completo possibile dell'attività ospedaliera ordinaria, che è giustissimo perché è il problema che oggi è maggiormente sentito dalla gente che continua a vedersi rinviare le visite, che non può curarsi come prima del Covid sostanzialmente. E l'altro tema, cioè l'organizzazione della sanità dall'autunno in avanti, diciamo, per proteggere i cittadini da un possibile ritorno alla pandemia, e cioè anche dalla spesa di queste risorse che il decreto rilancio non solo mettono in campo, non sono due aspetti in antitesi, lo diceva prima la Silvana nella sua introduzione, lo sottolineo, sono due aspetti che devono viaggiare di pari passo, anche perché sono naturalmente intrecciati. Cioè, se è vero come è vero che per la sanità territoriale ci sono già da quest'anno 96 miliardi, cioè 96 milioni, scusate, da spendere in Regione Lombardia, e l'anno prossimo 80 per stabilizzare gli infermieri e forse, ma non sono sicuro e non credo, gli assistenti sociali delle USCA che quest'anno verranno assunti con dei contratti precari. E se è vero, come è vero, che nell'altra delibera sono presenti, vado a cercare il dato, sono presenti 31 milioni per l'assunzione di medici e di infermieri per gli ospedali, è evidente che se noi incameriamo tutto nel servizio sanitario regionale, sia nella parte territoriale che nella parte ospedaliera, questo numero di infermieri e di medici, di infermieri e di operatori sanitari, altri operatori sanitari, se in autunno riscoppia la pandemia, e tutti dicono comunque che se anche riscoppia il sistema è preparato per affrontarla in maniera non così drammatica, cioè che gli effetti non dovrebbero essere così drammatici come a marzo-aprile, abbiamo il personale e forse le strutture no, perché le strutture ci vuole un po' più tempo per realizzarle, ma comunque sono state realizzate in emergenza e verranno riutilizzate quelle nel frattempo, e abbiamo il personale sul territorio che può probabilmente, se vengono assunti, potrà permettere che vengano intasati meno i pronto soccorso e le terapie intensive. Ma se la pandemia, come tutti speriamo, non scoppierà in autunno, o magari con una drammaticità inferiore, diciamo così, questo è comunque personale che abbiamo acquisito, sono strutture che si stanno realizzando e che andranno, e noi è questo uno degli obiettivi che dobbiamo porci, andranno a migliorare stabilmente i servizi, l'apporto di personale, l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture sanitarie. Queste due cose vanno assolutamente tenute insieme nel nostro percorso. Chiudo per adesso. Ci sono altri che vogliono intervenire? Io volevo porre una domanda, magari a tutti ovviamente,
magari conoscendo un po' di più le cose dall'interno a Bricchi e a Francesca Di Bella. Se stanno dicendo che la Regione Lombardia ha individuato l'Odi come uno dei momenti degli ospedali di riferimento per l'eventuale ripresa del Covid e quindi come ospedale che deve funzionare a metà fino a quando non toccheremo con mano se in autunno o inverno ci sarà un ritorno pandemico o se ci sarà un ritorno gestibile. Io penso che questa, se è vera questa cosa e dall'interno, non so, lo diceva l'altra volta Zambarbieri rispetto a Melegnano, rispetto a Vizzò, ma mi pare di aver capito, anche parlando con qualche sanitario, che anche, cioè, anche se non te lo dicono, almeno a me non l'hanno detto, ma lo fanno come ipotesi, ma se questa roba è vera, cioè è da far saltare fuori, cioè non so come dire, perché noi facciamo una piattaforma, facciamo una discussione, ovviamente non tenendo conto di questo vincolo della Regione Lombardia, però noi dovremmo saperla questa cosa, dovremmo farla venire fuori, perché sarebbe assolutamente una cosa fuori da ogni logica per il bisogno di salute del nostro territorio, perché l'unico ospedale generale di riferimento è l'Odi, e se l'Odi funziona a metà, possiamo dire che chi può liberi tutti, chi può tira fuori il portafoglio e va dal privato convenzionato, e chi non può ci lascia le penne o simili. E quindi io non so, in qualche modo cercherei come coordinamento di far tirare fuori questa cosa, di farla venire fuori questa questione, che sarebbe veramente deleteria per il nostro territorio se stanno le bocce ferme in attesa di capire cosa succederà fra qualche mese, insomma. Perché questo significa che non si muoverà niente dal punto di vista dei malati cronici, dal punto di vista delle liste d'attesa, dal punto di vista di chi ha dei tumori o ha delle malattie importanti deve fare delle visite. Ecco, questa roba qua non so come farla tirar fuori e come farla tirar fuori come un problema che va risolto, insomma. Perché nel documentino che hanno fatto Gian Diego e Bolis si dice che se questa è la soluzione ideata dalla Regione Lombardia, sono i tre ospedali che devono redistribuirsi i compiti. E quindi, se è così, noi dovremmo sempre farci, come diceva Gian Diego, farci aiutare anche dal personale sanitario a definire come possiamo fare in modo che funzionino le cose decentrandole negli altri tre ospedali. Finisco con il fatto che nel documento che loro due hanno fatto e che ci hanno mandato si dicono due cose che potrebbero essere già oggetto di lavoro e di approfondimento per una piattaforma a breve. Si dice che a Casale, al di là del fatto che hanno spostato tutto, c'è la TAC che è ferma. Ecco, questa mi sembra una cosa, anche questa paradossale, no? Perché per far funzionare una TAC non ci vuole un esercito di medici, di infermieri, ci vuole un numero adeguato di specialisti, ovviamente, di personale infermieristico. Però è un obiettivo che noi siamo in grado di rivendicare, ovviamente approfondendo questa roba qua, perché altrimenti le persone non riescono più a farsi curare nell'Odigiano se un attacco importante come quella di Casale non funziona. L'altra questione, si dice che a Codogno deve essere riempito di un'attività chirurgica piccola e media, e quindi deve fare la surgery settimanale o giornaliera. Anche questo mi sembra un obiettivo su cui
se siamo d'accordo, se su cui puntare, e che è la vedo più semplice, di semplice realizzazione, in attesa che si definiscono gli altri oggetti della piattaforma, che mi sembrano un po' più complicati, un po' più definiti. Però ecco, se noi non sappiamo che cosa ha detto la regione, cosa sta imponendo la regione all'ospedale di Lodi, perché non sta riprendendo quasi niente, abbiamo una difficoltà oggettiva che ci impedisce anche di lavorare rispetto al contenuto. Non so se sono stata chiara. Non è stata chiarissima. Il giorno fuori, le altre cose nell'articolo lo dice palesemente questa cosa, che Lodi dovrà diventare questa cosa qui. Non lo so se qualcuno conosce un po' di più la situazione, ha qualche informazione in più. Ho chiesto di parlare. Credo che noi Scusa, dobbiamo... Andrea. Come? Non ho capito. Allora, stavo dicendo, credo che se noi apriamo una vertenza il più presto possibile, se fosse possibile entro questo mese, dobbiamo darci, per così dire, questo obiettivo. Se apriamo una vertenza, sviluppando i punti del documento di Bolis, dove sviluppando significa individuando esattamente le richieste da fare, se sviluppiamo questa vertenza, il nodo del destino della struttura lodigiana, ovvero la funzione di l'ospedale di Lodi come centro Covid, il nodo si chiarisce subito. Per intenderci, se io pretendo che le attività di Lodi, le attività di Codogno, le attività di Casale si ricostituiscano, se non proprio in modo uguale, identico, se non proprio in modo... Scusate un attimo, c'è qualcosa che... Mi sentite bene o... Pronto? Mi sentite bene? Sì, ti sentiamo bene. Allora, stavo dicendo, se il ripristino della situazione precedente viene effettuato, magari non in modo assolutamente completo, ma comunque sostanziale, è ovvio che se invece l'orientamento regionale è quello della specializzazione di Lodi come, dell'ospedale di Lodi come ospedale Covid, non sta in piedi. Cioè non è pensabile gestire il fabbisogno di cure ordinario modificando la struttura precedente, trasformando la struttura precedente, o meglio, lo si può fare spostando, come rischierebbe di succedere, i malati, chi ha bisogno di cure, fuori dalla struttura del polo ospedaliero territoriale. Quindi una nostra rivendicazione, la fatta il più presto possibile, in modo assolutamente esplicito e preciso, in termini di rapporto anche conflittuale, porta immediatamente al chiarimento della questione. Dubito che qualcuno ci possa dire no, sicuramente, cioè, certamente questa è l'opinione della regione, perché tenteranno comunque sempre di confondere la partita. Allora noi dobbiamo, e questo lavoro dubito che possa essere fatto solo all'interno del gruppo di lavoro con questa attività di comunicazione, ma deve essere fatto con delle proposte specifiche. Il documentino di Bolis ha già questa connotazione, ma va letteralmente specificato, cioè i punti devono essere individuati con precisione. E in ogni caso,
può darsi anche che i punti che ci sono non siano esaustivi dei problemi che abbiamo. Gianni prima nel suo intervento poneva una questione. Cioè, posto che per il momento noi non mettiamo in discussione organicamente quel che c'era prima, ma pretendiamo che i servizi che c'erano vengano comunque garantiti e non si trasformino invece in code prolungate, in rinvii, sine die degli interventi, eccetera. Se vogliamo realizzare questa operazione, dobbiamo individuare i bisogni che corrispondono alla situazione precedente, al Covid, che sono fondamentalmente i bisogni riguardanti l'accesso alle cure, che è il problema che sollevava Gianni. Noi dobbiamo dire, un cittadino che ha bisogno di essere curato, come fa ad affrontare i suoi problemi, viste le difficoltà che individuava, metteva a fuoco Gianni. Dopodiché, e quindi lì dire come si ricostruisce il rapporto con i medici di medicina generale e non come lo si decompone, lo si trasforma in modo tale che il medico di medicina generale diventa un distributore di ricette, magari definite con modalità, tra virgolette, automatiche, eccetera, eccetera. Quindi questo è un problema. Ridefinire l'accesso, cioè ricostruire il percorso di accesso alle cure che c'era, ricostruirlo. Tra l'altro questa cosa immediatamente pone la questione dell'attività dei medici di medicina generale. E poi individuare i bisogni di cura. Quindi quando nel documento di Bolis dice ripresa immediata completa a settembre di specialità ospedaliera, eccetera, dobbiamo specificare questa richiesta e porla in modo rivendicativo assolutamente determinato. Se facciamo, e naturalmente dentro qua poi inevitabilmente sorgono i problemi della funzione specifica degli ospedali e delle strutture di cura esistenti. Riapre la questione, questa cosa che permette di aprire la questione dell'attività privata del medico dentro l'ospedale, ovvero delle liste di attesa, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo letteralmente individuare con precisione le richieste riguardanti l'accesso alle cure e la produzione delle cure. Perché se facciamo questa operazione, automaticamente si svela il progetto di destrutturazione di quel che c'era. Questo non vuol dire che a noi interessa ripristinare tal quale la situazione precedente, però questa cosa immediatamente ci pone vertenzialmente rispetto ai soggetti del sistema e quindi si aprirà inevitabilmente il confronto di merito rispetto anche ai problemi che poneva prima la Silvana. Quindi io proporrei di incaricare i sindacalisti sentiamo anche Bolis, che credo abbia competenze assolutamente significative al riguardo, di letteralmente stendere una proposta che soddisfa i bisogni di cura perlomeno come erano soddisfatti prima del coronavirus o quantomeno secondo quella condizione. Se poi magari si possono introdurre degli elementi di modifica che migliorano la situazione, tanto meglio. Per esempio il discorso dell'intramenia potrebbe essere condizionato da rivendicazioni di questo genere. Perché se disponiamo di questo strumento, di questa messa a punto, siamo in grado in tempi rapidi di presentare le nostre richieste, le nostre rivendicazioni. E prima lo facciamo, meglio è. Tra l'altro, questo discorso diventa cruciale rispetto a una questione che va affrontata anche successivamente, per esempio nel caso in cui il coronavirus riprenda, e cioè che se riprende il coronavirus non c'è tutto sul coronavirus, ma ci devono essere due percorsi, quello ordinario e quello del coronavirus. Tra l'altro questa questione può essere già anticipata.
Cioè, naturalmente se noi abbiamo messo a punto bene le richieste riguardanti il ripristino delle condizioni antivirus e antivirus, come dicevo prima, anche il discorso dei due canali paralleli e funzionanti contestualmente diventa assolutamente evidente. Tra l'altro, costruire questa rivendicazione può essere presentato anche ai cittadini letteralmente come risposta alle loro necessità. Risposta alle necessità di quelli che devono fare delle visite o degli esami non riescono a farli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io direi facciamo questa roba qua, cioè incarichiamo i soggetti che hanno le competenze specifiche al riguardo in modo tale da definire delle proposte precise. Dopodiché direi che dovremmo darci un traguardo non lunghissimo, il più breve possibile, in modo tale da poterci presentare subito con una posizione rivendicativa nei confronti dei soggetti responsabili di queste questioni. Tra l'altro sarebbe opportuno, a questo non abbiamo ancora pensato, per certi versi questo entra nel discorso, ma può essere anche utilizzato in generale, bisogna mettere a disposizione di tutti quelli che partecipano ai gruppi di lavoro e di tutta l'Assemblea i documenti che abbiamo già prodotto e quelli che produrremo. Non è un grosso problema perché abbiamo le mail praticamente di tutti i partecipanti e quindi è possibile inviare a tutti questi materiali. Può anche essere che questa sia un'informazione eccessiva perché magari alcuni materiali sono, come dire, richiedono una qualche competenza tecnica, eccetera. Però non è rilevante questo, perché chiunque voglia può poi fare degli approfondimenti. Però è importante, di modo che anche quando facciamo le riunioni del gruppo di lavoro, individuando esattamente il tema che deve essere affrontato, nello specifico oggi il tema prioritario è appunto quello del ripristino della situazione ante-Covid, quando si affronta il problema specifico si possono citare i documenti su cui quel tema è stato già abbozzato e si può lavorare meglio in sostanza. Quindi io proporrei appunto queste due cose: incaricare Gianni di fare un approfondimento sulla questione dei bisogni di accesso alle cure, ovvero del rapporto tra la persona che ha difficoltà di salute, il medico di medicina generale e la struttura successiva. E poi chiederei a Bolis, a Bricchi e a Francesca eventualmente di definire puntualmente le indicazioni che ci sono nel documentino, nella pagina che è stata messa in chat, di modo che il più presto possibile sia possibile letteralmente fare l'elenco dei problemi che vanno posti alle autorità competenti e a quel punto poi presentare queste richieste, fare una conferenza stampa, dire queste sono le rivendicazioni, chiediamo un incontro come coordinamento all'ATS, alla SST, eccetera, insomma. Perché se ci muoviamo così, tra l'altro, le ambiguità con cui si muove la regione, si muovono anche le autorità locali, vengono superate. Per ora mi fermo qua. Posso dire una cosa? Due. Vai. No, rispetto al problema che sollevava
Silvana della trasformazione dell'ospedale di Lodi in ospedale Covid, io vi posso dire il chiacchiericcio che c'è in SST, e cioè che quel progetto era un progetto che stava portando avanti fin da questa primavera dall'ex direttore generale lombardo, che adesso è andato a Brescia. Pare, ma prendete proprio molto con le pinze, adesso non so se Bolis ci sta ascoltando e può intervenire su questo punto, che magari il chiacchiericcio della SST lo sente anche e più di me. Il nuovo direttore generale Gioia sarebbe stato mandato qui per normalizzare la situazione, cioè per riportarla sostanzialmente a più o meno quella che era, più o meno quello che era prima del Covid, sempre quell'incognita del ritorno del Covid in autunno, però questo è il chiacchiericcio che c'è in SST adesso. Proverò magari a cercare di acquisire qualche informazione in più e poi magari ci risentiamo al prossimo incontro su questa questione. No, l'altra cosa che volevo dire è che va bene, però io, siccome in linea di massima le cose che ha scritto Bolis sono condivisibili, però per lavorare su quel documentino lì servirebbe che lui e Gian Diego, non so chi, dettagliassero meglio alcune questioni. Cioè per esempio su Casale dettagliassero un po' meglio cosa vuol dire reparti che non necessitano dei servizi di emergenza, cioè rispetto al pre-Covid cosa vuol dire quello che è stato scritto da loro nel punto 6, no? su Casale, piuttosto che anche la questione del redistribuire i letti negli altri tre ospedali se a Lodi si verificasse la situazione che diceva prima Silvana, però cioè, lavorare su un'ipotesi così fumosa diventa un po' complicato, mi rendo conto. Ecco, se lui potesse dettagliare un pochino meglio alcune cose che ha scritto, poi ci si può lavorare sopra. Io avevo già scritto qualcosa nel recente passato sulla riorganizzazione degli ospedali, poi su alcune situazioni ci siamo già detti l'altra volta che non ci sono delle convergenze, per cui insomma, io credo che questo coordinamento può funzionare bene se mettiamo insieme i punti che ci accomunano, e lasciamo fuori quelli eventualmente divisivi. Sì. Meglio lavorare su questa botta un po' meglio dettagliata. Antonio Muscolino, scusami, a me è sparita, mi continua a apparire una roba, riunione di gruppo, di lavoro, cioè come se fosse una schermata di chi ha organizzato la riunione e non riesco più a vedere i partecipanti, a vedere i riquadri. Ok, grazie. Ancora? Boh. Ma come mai? Sì, però noi non possiamo
affidare la cosa al caso, cioè sta roba va messa a adesso punto. Si vede? Sì, adesso si vede. Questa roba va messa a punto il più presto possibile, quindi dobbiamo, se è indispensabile la presenza di Bolis, dobbiamo vedere come fare per fare un incontro a due, tre persone che abbiano le competenze sufficienti, ma anche di chi non ne ha, insomma, per quantomeno dal punto di vista del fatto che chi non ne ha però dei bisogni in grado di renderli evidenti ed esplicitarli. Però cioè, questo lavoro va fatto. E non è che possiamo, cioè, altrimenti la prossima volta siamo di nuovo punto a capo. Quindi, non so, decidiamo che prendiamo contatto con Bolis e mettiamo a punto con precisione. Non c'è bisogno di fare di esplicitare, magari è possibile esplicitare tutti, nel dettaglio tutti i cinque punti, i quattro punti operativi indicati da Bolis. Se è possibile, tanto meglio. Magari alcuni possono essere modificati e aggiustati, però quella si può dire che quella è letteralmente la piattaforma riguardo al tema del ripristino della situazione precedente. Per intenderci, se io vado dal nuovo direttore e gli dico tu devi ripristinare le specialità ospedaliere, diagnostica, ambulatoriale, posti letto, attività di oncologia, eccetera, eccetera, nell'ospedale A, nell'ospedale B, nell'ospedale C, automaticamente lui mi dirà sì o no, mi dirà non ce la faccio, oppure no perché abbiamo in mente tutt'altro. Se io non faccio questa operazione, lui farà le sue operazioni. Tra l'altro, se noi presentiamo la richiesta di una ricostruzione della situazione precedente sulla base delle necessità, evitiamo anche il rischio che il nuovo direttore, per quanto magari non abbia in mente Lodi, l'ospedale di Lodi come ospedale a Covid, abbia però in mente una taglio, un riordino negativo di quel che c'era prima. Per cui la necessità assoluta di individuare i bisogni da risolvere e di affidare alla soluzione di questi bisogni il ripristino della situazione precedente è vera, sia è decisiva, sia nel caso in cui ci sia il rischio di dell'attuale blocco perché l'ospedale di Lodi diventerà ospedale anti-Covid, sia nell'eventualità che il nuovo direttore abbia comunque in mente di tagliare secondo i criteri di riorganizzazione che c'erano prima. Cioè, questa cosa ci permette, se abbiamo delle indicazioni precise, ci permette di mettere a nudo la questione che poi dovremo affrontare invece strutturalmente in un secondo momento quando parleremo della riorganizzazione e ristrutturazione del sistema. Per cui credo che da qua, da questa riunione, dobbiamo uscire con questo impegno qua. Un incontro con chi ha competenze specifiche, magari qualcun altro se vuole, ma comunque sicuramente Bolis, Bricchi, eventualmente Gianni e la Francesca, in modo tale da definire esattamente la piattaforma riguardo a questo argomento, riguardo al punto 1, riguardo alla priorità. Va bene, Andrea, la stessa cosa che dicevo io, cambia la modalità. Io pensavo di chiedere a Bolis di dettagliare meglio per iscritto le cose che aveva già scritto, si può fare parlandosi. No, ma facciamolo parlandoci perché in dettagliare poi ti trovi con in mano un documento e magari ci sono delle cose che non condividi, invece certo lui può scrivere, può dettagliare meglio con un documento, dopodiché questo documento va discusso, va considerato meglio, quindi
operare direttamente. Poi bisogna vedere la sua disponibilità, ma credo che ci sia, anche perché è lui che ha sollevato questa questione. E questa cosa va fatta quanto prima, insomma. Perché se la facciamo possiamo muoverci subito ed è propedeutico a tutto il lavoro successivo, perché se non riusciamo nemmeno a creare una risposta, non dico soddisfacente perché sarà difficile, ma quantomeno una risposta concreta ai bisogni che sono in campo e che non riescono ad essere soddisfatti quasi per niente, se non riusciamo a fare neanche questo diventa obiettivamente difficile fare i passaggi successivi, insomma. Peppo, non ti sente, attiva il microfono. Attivo l'audio. No, volevo intervenire un attimo per dicendo che condivido pienamente quello che ha detto Andrea, anche perché, non dico i tempi stringono, ma l'autunno è vicino. Se noi praticamente specifichiamo, certo, e sono le persone competenti sia Costantino Bolis, sia Giovanni, sia praticamente anche la Francesca, chi se ne intende di più, ecco, di questo, entro una settimana, se fosse possibile, magari ci ritroviamo con già queste cose definite, ridefinite tra di noi, per poi chiedere subito un incontro. Io farei questa proposta, ecco, cioè sarei su questa linea. Grazie. Sì, anch'io penso che dobbiamo fare un passo in avanti di tipo operativo, perché rifare un'altra discussione, se non abbiamo il merito, se non è perfezionato il merito, facciamo un po' fatica. Se Bolis è d'accordo, si potrebbe sentire lui se riesce a coinvolgere anche qualche altro medico, magari di qualche altro ospedale che non sia Lodi. Così se ha anche una visione differente, non lo so, oppure tu Giovanni, oppure tu Francesca, se conoscete personale sanitario, medico, infermieristico che può eventualmente, magari non nella riunione che fate o che viene proposto che facciate, ma prima che poi ci siano degli scontri di visione, però qualche altro personale medico, infermieristico, eccetera, forse varrebbe la pena di tirarlo dentro, cioè non varrebbe, vale la pena di tirarlo dentro se c'è, insomma. Deve parlare anche con Bolis in questo senso, per capire se c'è qualcuno che ha voglia di spendersi. Dubito, perché penso che ci sia un clima di terrore negli ospedali oggi, però... Se siamo d'accordo su questo, possiamo vedere di proseguire la discussione o comunque definire come procediamo. Insomma. Certo, quindi Silvana, senti tu Bolis e ci fai sapere le sue disponibilità? Però Bolis è in ferie questa settimana, io l'ho provato oggi attraverso messaggi, però non è che, insomma, mi ha detto che è via con gli amici, insomma, per cui non penso che voglia essere disturbato in questo periodo, lo sento domenica o lunedì. Non so cosa dite. E sentiamolo quanto prima, è ovvio, non è che possiamo imporgli niente. Vediamo di fare l'operazione la più rapida possibile. Nel frattempo, noi siamo già in grado di, almeno dal punto di vista dell'insieme delle problematiche che dobbiamo affrontare, siamo già in grado di fare... Di affrontare il secondo punto che indicavo, cioè la individuazione dei soggetti sociali da coinvolgere in questa iniziativa. Quindi io propongo di formare una delegazione
che potrebbe essere grosso modo il gruppo che ha gestito la conferenza stampa, eventualmente qualcun altro se è interessato, se vuole partecipare, è una delegazione per fare un incontro come immediatamente con i sindaci che hanno mostrato l'intenzione di aprire un confronto e anche eventualmente uno scontro con l'ATS e con la SST riguardo appunto la vicenda Covid. Nel documento che hanno sottoscritto appunto ponevano sia la questione del polo territoriale che la questione del polo ospedaliero in modo assolutamente critico rispetto all'impianto e all'impostazione ospedalocentrica. Quindi con questi sindaci bisogna assolutamente prendere contatto e ci si presenta, secondo me conviene presentarsi con l'impianto di piattaforma. La bozza di piattaforma che prima riguardava solo il periodo autunnale e la ristrutturazione, adesso possiamo aggiungervi il documento Bollis Diego, scritto con Diego, in modo tale che ai sindaci diciamo bisogna, secondo noi bisogna muoverci così. Questo per cercare di coinvolgerli nel coordinamento, perché se riuscissimo ad avere anche dei sindaci nel coordinamento potremmo poi porre il problema più in generale anche verso tutti gli altri sindaci. Per così dire, potremmo tentare di ricostruire qualcosa di analogo alla conferenza dei sindaci, così come c'era prima che le nuove normative togliessero ogni potere a questa struttura. Ovviamente questa eventuale partecipazione dei sindaci non può che essere vertenziale, non è di tipo istituzionale. Deriva dal fatto che i sindaci decidono di sollevare dei problemi nei confronti degli altri enti istituzionali. Però è un percorso che secondo me vale la pena di provare. Non fosse altro perché alcuni sindaci sono mossi da soli in questo senso, in questa direzione. Quindi sicuramente io penso sia necessario fare questa delegazione e incontrare i sindaci che si sono mobilitati e vedere con loro, vedere il loro coinvolgimento, se non sono disposti a farsi coinvolgere, mantenere un rapporto in modo tale da procedere parallelamente. Tutto sommato anche loro hanno fatto la loro piattaforma e quindi magari confrontare la nostra posizione alla loro e muoverci di conserva, insomma, cioè in parallelo. Questo poi sono cose da verificare con loro. Va da sé che se avessimo già la piattaforma completa e a punto sarebbe meglio, ma il tempo stringe e quindi secondo me vale la pena muoversi in questa direzione qua. I contatti con questi sindaci sono tra virgolette relativamente facili perché tra di noi, molti di noi hanno sicuramente rapporti positivi con almeno due dei sindaci di questo gruppo. Di conseguenza, credo sia possibile, mentre è in parallelo al lavoro di Bollis, di Bricchi, Gianni, eccetera, eccetera, fare quest'altro lavoro di contatto, di collegamento. C'è un altro passo poi che andrebbe fatto, ma questo lo vedrei successivamente, cioè quello di prendere contatto con gli ordini professionali. Perché prima di ragionare rispetto agli ordini professionali bisognerebbe riflettere sul problema che sollevava Gian Diego, e cioè il coinvolgimento del personale, no, cioè la presentazione delle nostre richieste, della nostra piattaforma, che secondo lo schema di Bollis comprende anche il discorso dei medici e degli infermieri, la distribuzione adeguata ai medici e agli infermieri, questo discorso deve essere necessariamente visto sindacalmente. Quindi, però, cioè, questo lo rinvierei
a una fase successiva. Quindi per sintetizzare, le cose da fare secondo me sono il lavoro, cioè la messa a punto della richiesta per il ripristino situazione anti-Covid, secondo i bisogni, quindi secondo il bisogno di accesso alle cure, secondo il bisogno di produzione delle cure. E poi, quindi il discorso dell'incontro con Bolis, eccetera. E poi, in parallelo, l'incontro con il gruppo di sindaci e vedere con loro come si può operare assieme, magari direttamente nel coordinamento oppure in parallelo. Ma direi che va bene. Sulla questione dei sindaci volevo proporre a Simonetta, se se la sente anche lei, di far parte della delegazione. Scusa, eh? Sì, Silvana. Va bene. Sì, sì. Io okay. Mi sono scusata, non ho disturbato, mi sono collegata in ritardo purtroppo, ma vi ho seguito. Ok. Quindi teniamo presente che c'è anche la disponibilità di Simonetta nell'incontro con i sindaci. Sì, intanto che mi hai interpellato, avevo sentito qualche giorno fa Eugenio Vitelli, ex medico neurologo dell'ospedale di Lodi, che molto probabilmente potrebbe essere anche lui interessato, e mi diceva che aveva interpellato alcuni colleghi in pensione, perché ovviamente quelli che stanno ancora lavorando non se la sentono, perché volevano insomma dire, fare qualcosa. Se non avete niente in contrario, potrei invitarlo a queste riunioni e dirgli quello che stiamo facendo. Sì, se vuole partecipare al gruppo di lavoro e all'assemblea, assolutamente sì. Penso che sia molto utile, anche perché è una persona seria, ha lavorato, esatto. Sì, ha lavorato dentro l'ospedale, quindi conosce bene le dinamiche, eccetera. Infatti, quindi magari lo invito, comunque gli spiego un po' cosa sta succedendo, ecco. Se lui ritiene, o lo gira a me la sua mail, o la mandi, sì, addirittura a Viani, che sta gestendo le mail per gli incontri, sì, in modo che gli mandiamo il link. Mm-hmm, va bene. Sono pienamente d'accordo su tutto, su questo modo di procedere, ecco, anche per andare avanti spediti. Come ci organizziamo sulla storia dei sindaci? Attraverso questi, attraverso i sindaci che costruisci tu, Andrea, la proposta di incontro? Sì, io posso contattare sia Maiocchi che, adesso non mi ricordo il nome, sono vecchio, mi scappano i nomi, il sindaco di Castelnuovo, e proporre a loro di fare un incontro. Tra l'altro possiamo anche allargare il coinvolgimento. Secondo me c'è anche Lottaroli. Sì, infatti, stavo per dirlo, allargarlo anche ad altri sindaci che certamente su questo argomento sono disponibili e sono interessati. Potrebbe proprio, mettendo assieme quelli che sono già coalizzati con qualcun altro che è disponibile, potremmo sicuramente produrre anche un elemento di pressione molto più importante e significativo. Io personalmente posso senz'altro invitare la sindacessa qui di Castiglione Vidardo, magari chiedendo di sentire qualche sindaco qui della zona, ecco, questo lo posso fare, lo faccio tranquillamente. Ok, allora facciamo così, io sento il gruppo dei 12 sindaci che hanno presentato il documento che citavo, e sento anche Lottaroli e adesso non mi ricordo il nome, il sindaco, un altro sindaco comunque vicino a Lottaroli, e Peppo vede con il sindaco di Castiraga eventualmente se c'è qualcun altro disponibile. D'accordo. Magari predispongo un documento che semplicemente compone assieme
la bozza di piattaforma che era stata presentata al primo incontro di lavoro e poi il documento di Bolis il documento di Bolis, quello che è in chat in sostanza. E al tempo stesso io farei una cosa, farei una raccolta dei materiali di prima proposta e di approfondimento e di studio che sono stati prodotti da Gianni piuttosto che da Bricchi, eccetera, in modo tale che possiamo dare anche a tutti e anche ai sindaci tutti gli elementi di conoscenza che finora abbiamo composto e sui quali abbiamo sviluppato l'attività svolta. Andrea, suggerirei anche di sentire Felissario. Sì. Sì, ecco, io Felissario lo sentirei in un secondo momento, perché magari non ci sono problemi, però se il gruppo di sindaci che si è mosso e qualcun altro che può seguirlo ci dà un minimo di risposta positiva, allora Felissari potrebbe essere la chiave di volta per fare un allargamento anche significativo e importante, perché certamente se Felissari si coinvolge può trascinare con sé un numero importante di sindaci, il che diventerebbe, trasformerebbe la nostra iniziativa in modo assolutamente consistente. Però farei prima, dove per prima vuol dire nel più breve tempo possibile, perché se non ci muoviamo entro i prossimi 15 giorni, o meglio, ovviamente ci possiamo anche muovere dopo, però la cosa più efficace è proprio riuscire a muoverci con la richiesta sul ripristino della situazione precedente nei prossimi 15 giorni, insomma. Io volevo anche fare la proposta di ricomporre i due documenti, il documento Bolis e il documento piattaforma Covid, perché secondo me legandoli insieme cominciano a essere una struttura di tutti i problemi che dobbiamo affrontare. Sennò, sì, la cosa che ho appena detto. Ok, no, avevo capito da te invece che fossero gli approfondimenti quelli che Giovanni ha fatto sul decreto rilancio, piuttosto che... No, beh, quelli secondo me vanno comunque distribuiti in modo tale che tutti riescono ad avere la dimensione del problema e le possibilità, insomma. Certo. Cioè, sì. Sono studi di approfondimento, sì, che sicuramente... Se uno legge non possono che essere utili. Però farei anche lo sforzo di mettere insieme i due documentini piattaforma. Certo, insomma, certo. Anche... No, ai sindaci bisogna presentarsi prima di tutto con quello. Perché... Okay. Sono d'accordo su tutto. Procediamo. Ecco. Io direi che il discorso riguardo al possibile ritorno in autunno del coronavirus, affiderei adesso il prossimo incontro, secondo me dobbiamo gestirlo rispetto all'emergenza per i prossimi 15 giorni. Al limite accennando o comunque insomma impegnandoci anche sul secondo capitolo, quello di quel che succede in autunno. A questo riguardo io posso, siccome ci avevo già lavorato a questa cosa, particolarmente nel merito delle norme di tutela e delle necessità di controllo delle norme di tutela, posso provare a fare un documento che
compone assieme la problema, questa problematica, quella dell'eventualità del contagio di ritorno. Tenendo conto anche del fatto che in questa eventualità bisogna affrontare necessariamente il problema dal punto di vista territoriale e non soltanto dal punto di vista, cioè diciamo dei controlli. Comunque provo a fare una prima bozza di documento che distribuiamo in modo tale che quando, e magari mi confronto con qualcun altro per vedere di avere più elementi, in modo tale da affrontare il discorso dell'autunno a partire da un testo base, insomma, da un materiale che abbia già messo a fuoco alcune questioni. Una roba tipo la pagina o anche qualcosa di più, se necessario, comunque in modo sintetico, la pagina scritta da Bolis e Gian Diego, così che distribuendo questo materiale prima dell'incontro dove discutiamo di questa questione, che così quando ci incontriamo tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di vedere gli elementi di riflessione proposti e poi se ne discute. Va bene. Possiamo... Riguardo invece alla questione della ristrutturazione del sistema, ovviamente per il momento io direi questo argomento rimane nei termini generali che abbiamo presentato nella bozza di piattaforma. Cioè, per sintetizzare, io porterei a maturazione il primo punto, ripristino della situazione. Comincerei a mettere in cantiere il discorso di quest'autunno e per quanto riguarda invece la prospettiva lascerei le indicazioni generali che abbiamo al momento scritto nella prima bozza di piattaforma. Eventualmente chi ha maggiori competenze, mi riferisco a Bricchi e a Gianni e alla Francesca, loro potrebbero cominciare a fare qualche approfondimento ulteriore sulla base dei documenti che hanno già scritto, no, e che possono già essere ordinati in un unico documento, composti in un unico documento che specifica meglio la terza parte della piattaforma. Loro possono già farlo, potrebbero appunto lavorare in modo tale che in modo da preparare per settembre più o meno, meglio o meno che più, dei materiali che possono essere poi visti tutti assieme in gruppo di lavoro e trasformati in una proposta di carattere più ampio. Tenete conto che in ogni caso quella tematica non si pone nell'immediato, insomma. A meno che le decisioni di spesa lo impongano, le decisioni di utilizzare le risorse messe a disposizione dallo Stato, eventualmente da altre disponibilità economiche, dovessero porre il problema in modo radicale, però questo lo vedremo. Posso intervenire un secondo? Dai. Come no? Due cose. Premesso che secondo me se non stiamo attenti e non succede niente sul territorio, noi corriamo il serio rischio, che per Giovanni è un lusso, ma per noi forse meno, che quello che il personale che si assume per il territorio, poi siamo tutti infermieri che vanno a finire a tappare i buchi
della gestione dei reparti ospedalieri così come sono. E il territorio rimane ancora una volta sguarnito, perché questo rischio c'è ed è forte. Io stasera avrei voluto, anche dando avanti un passettino, introdurre il fatto che è vero che delle attività territoriali non c'è nulla e non credo che succeda nulla per parecchi mesi, ammesso che le cose vadano bene. Ma l'ipotesi che è stata messa da Giovanni, ipotizzando un prest solo, mi sembra un ragionamento limitativo. I primi ragionamenti che io facevano e che io ho fatto prevedevano un prest per ogni zona dell'Lodigiano, Codogno Casale, Lodi e Sant'Angelo. Se noi teniamo conto che il ragionamento futuro delle case della salute, che dovrebbero essercene una ogni 30-40 mila abitanti circa, sui quant'è Lodigiano, 250 mila abitanti, 270, una roba di quel genere lì, se fai conto di quante case per la salute dovrebbero esserci sul territorio lodigiano, di prevederne quattro non è una roba futuribile, poi non capiterà niente, non li faranno, ma sarebbe il minimo indispensabile per concentrare i ragionamenti attorno a questi territori, da un lato. Dall'altro mi chiedo, anche perché l'altra sera eravamo sia io e te, Andrea, all'incontro sull'RSA, quando è che cominciamo a fare un ragionamento, che non possiamo rimandare ad autunno, sull'RSA, un ragionamento pur minimo, pur scoppiazzando qualcosa del documento fatto dal gruppo di lavoro sull'RSA, sugli obiettivi locali, che è quello del comitato di partecipazione, che è quello degli strumenti minimi che si possono cercare di capire se c'è qualche rivendicazione da qualche parente in qualche RSA o roba di questa natura qui, mi sembrava che fosse un appunto che in piattaforma ci siamo detti diverse volte che avrebbe dovuto esserci. Se aspettiamo quest'autunno, boh. E per ultimo, io sabato vado in ferie una settimana. È vero che per fare una riunione riesco a farla anche da via, però non vorrei intralciare il lavoro degli altri. Se mi fate le riunioni mattino e pomeriggio e non verso sera, mi mettereste in difficoltà. Chiudo. E questa questione prest e presidi ospedalieri territoriali, potresti tu, Gianni, specificare un po' di più il contenuto della bozza di piattaforma, cioè dire che nella prospettiva delle case della salute le strutture che erano ipotizzate, erano previste, non sono state attuate, devono essere realizzate e devono essere in grado di soddisfare le necessità del territorio. Per cui, per esempio, la bozza di piattaforma che diventa i tre punti, l'emergenza attuale, l'autunno e la ristrutturazione, da presentare ai sindaci, potrebbe contenere, riguardo quest'ultimo capitolo, che nel foglio di bozza era appunto solo accennato, dire qualcosa di più. Anche perché se diciamo qualcosa di più e dovesse verificarsi quello che dici tu, che vengono assunti gli infermieri per fare i tappabuchi, abbiamo un punto d'appoggio per dire no e per aprire un contenzioso al riguardo. No, vale la pena fare questo aggiornamento. Riguardo all'RSA, io anche a me è venuto in mente, ho partecipato appunto all'incontro anch'io ieri,
Anche a me è venuto in mente di utilizzare il documento elaborato dal gruppo di lavoro per costruire una rivendicazione locale. Posso metterci le mani, ma però io preferisco, cioè secondo me non possiamo accollarci troppo lavoro, altrimenti rischiamo di non riuscire a fare nulla. Mi rendo conto che questo vuol dire che di fronte a un problema drammatico come quello dell'RSA non è il massimo. Io comunque posso provare, visto che in passato ho seguito il documento del gruppo di lavoro RSA, affrontava anche il problema della tutela continuità di cura. E siccome su questa cosa ci ho lavorato parecchio in passato, posso ricominciare, riprendere un po' di questo materiale, che tra l'altro era molto specifico territorialmente, e imbastire un'argomentazione anche su questo aspetto. E tra l'altro potremmo poi questo materiale distribuirlo a tutti i partecipanti all'assemblea e a tutti quelli che riusciremo a coinvolgere, in modo tale a preparare il terreno anche su questo tema. Questo posso provare a farlo, usando per l'appunto, come dicevi tu, scoppiazzando un po' dal documento del gruppo di lavoro nazionale e riprendendo un po' di lavori che abbiamo fatto in passato, possiamo produrre qualcosa. Posso dire una cosa sui PREST? Vai, vai. No, io sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto Gianni prima. Io nel uno dei primi delle prime relazioncine che avevo scritto avevo messo lì quell'idea del PREST a Casale perché veniva incontro a due necessità. Una, quella di appunto di implementare questa realtà, insomma, un po' sulla scorta delle case della salute che ci sono in altre regioni, con ovviamente l'impostazione che ci dà a gioco forza la legislazione lombarda, e dall'altro per l'altra necessità era quella di quale futuro potesse avere l'ospedale di Casale, e quella mi sembrava una situazione da mettere lì proprio per salvaguardare anche l'ospedale di Casale, perché noi dobbiamo sempre tener conto che ci piaccia o no, se vogliamo coinvolgere la gente, no, al di là di quello che diceva, non mi ricordo, forse Zambarbieri nella plenaria, che sono battaglie di retroguardia, ma se noi vogliamo coinvolgere la gente dobbiamo dare la sensazione che i quattro ospedali che ci sono nel nostro territorio vengano salvaguardati. Dopodiché noi lo sappiamo che tenere certi servizi in alcuni ospedali può essere non solo poco poco efficace, ma addirittura qualche volta pericoloso, no? Però comunque dobbiamo fare i conti con queste cose se vogliamo coinvolgere la gente nelle nostre rivendicazioni. Ovviamente il punto di partenza è che per il Lodigiano mai la Regione Lombardia ha pensato all'implementazione di un PREST, neanche nell'ultimo documento che avevano fatto appena prima del Covid, credo a dicembre del 2019, per il Lodigiano non si parlava di nessun PREST, però secondo me la condizione, non dico ottimale, ma buona per il Lodigiano potrebbe essere un PREST a Lodi, che copre la zona di Lodi, Alto Lodigiano, un PREST a
Casal Pusterlengo che copre la bassa, e poi non dimentichiamoci che a Sant'Angelo c'è un pot che potrebbe essere utilizzato, è diverso dal press, però ha comunque sempre la funzione del collegamento fra l'ospedale e il territorio. Quindi queste tre realtà, press a Lodi, press a Casal Pusterlengo e pot a Sant'Angelo, potrebbero già essere più che sufficienti rispetto alla realtà attuale nell'Odigiano, secondo me. Però questo poi lo riprenderemo quando approfondiamo questo terzo punto della nostra piattaforma. Ah, volevo dire prima, mi sono dimenticato un dato, gli infermieri per il territorio, no? Gli infermieri di famiglia che credo abbia promesso Gallera ieri, nella delibera sono riportati come 1600 in tutta la Lombardia, e nei calcoli che avevo fatto io ero stato anche fin troppo basso, perché io avevo fatto un calcolo di 35 infermieri di famiglia per il territorio di Lodigiano, e invece nella delibera c'è scritto 38, quindi 3 in più rispetto a quelli che avevo ipotizzato io. Direi che possiamo, se non ci sono altri interventi, possiamo chiudere con gli impegni che ci siamo presi. Cosa dite? Bene. Va bene. Ok, quindi proviamo a definire meglio il documento Bolis. Lo sento e vi metto in contatto Francesca e Bricchi e Giovanni. Mettiamo insieme i documenti Bolis e piattaforma in modo tale da cominciare a configurare un unico documento. Facciamo girare e quindi lavoriamo su ripristinare lo stato di cose presenti prima del Covid, ma intanto ci preoccupiamo dell'autunno. Mandiamo in giro a tutti i 56 che si erano collegati il lavoro di approfondimento fatto da Giovanni Bricchi sul decreto rilancio, sui due aspetti, territoriale e poli ospedalieri. Andrea sente i sindaci e si preoccupa, i rappresentanti dei 12 sindaci, chiamiamoli ribelli, o che hanno definito sulla stampa la necessità di opporsi alla gestione dell'ATS, che hanno criticato fortemente la gestione dell'ATS durante il Covid, e avevano posto anche il tema di ritornare a una ATS più vicina al territorio. Peppo sente la sindaca di Castiraga, che non era dentro questo gruppo, in modo tale che vediamo in un secondo momento di coinvolgere anche lei. Grazioli, quando torna dalle ferie o in ferie, se voglia, fa il pezzettino sui bisogni di accesso alle cure dal punto di vista della medicina di carattere generale, medico di medicina generale. E io ho segnato un po' queste cose. E Andrea, se riesce... Però direi, Andrea, in un secondo momento si mette mano al discorso dell'RSA. Insomma, prima direi che ci concentriamo su queste cose. Il terzo punto, che è quello della ristrutturazione, abbiamo detto teniamo quello che abbiamo scritto con l'attenzione della diversità di opinione tra quello che c'è scritto su quel documento e quello che aveva espresso Bolis. Quindi magari quel passaggio lo sfumerei, lascerei in termini più vaghi, che diventa oggetto anche di lavoro, insomma, non per
far finta di niente, ma perché quel pezzo lì deve diventare oggetto di lavoro. Dovremmo poi definire una data. Silvana, scusa, sul documento che ho scritto io stamattina, alla luce della delibera regionale che poi ho letto qualche ora dopo, mi devi dare il tempo domani di modificarla un attimo, perché ballano tre infermieri e qualche decina di migliaia di euro di differenza, quindi mi devi dare il tempo di inserire questi, di cambiare questi due o tre dati, poi ve lo rimando e quello sì. Lì poi si può mandare in giro, che così se uno va a leggersi la delibera e vede il documento mio, vede che c'è un po' di differenza fra... Ok, certo. Quindi ve lo rimando entro domani sera. Va bene, va bene. Ok, riusciamo a fare una riunione ancora a tempi brevi? Ci aspettiamo un attimo quando magari ci sentiamo WhatsApp, eccetera, quando c'è qualche materiale pronto? Perché è inutile forse fissare una riunione e poi non c'è niente di pronto. Cosa dite? La seconda che hai detto. Sì, meglio aspettare. Ecco, però non ci darei più di una settimana, 10 giorni, perché oggi è il 15. Se vogliamo davvero rendere efficace una modalità di lavoro rivendicativo, bisogna arrivare almeno a fine luglio con qualcosa che ci possa mettere nella condizione di chiedere confronto con le istituzioni preposte e cominciare a fare... a pubblicizzare la piattaforma, perché poi dopo in agosto, magari i primi di agosto, ci si può sentire ancora, però poi penso che per un 15 giorni sarà difficile metterci insieme. Ecco, io volevo proporre per la prossima assemblea, che ancora non abbiamo deciso, anche perché prima dovremo fare il passaggio in gruppi di lavoro eccetera, formalizzare, di chiedere alle varie associazioni eccetera di formalizzare l'adesione al coordinamento, in modo tale da poterci presentare come coordinamento come un insieme di cittadini, cioè al coordinamento possono partecipare singoli cittadini ma anche associazioni eccetera eccetera, insomma. Così che alla prossima assemblea il coordinamento diventa un aggregato sociale composito e articolato dei problemi, delle necessità, delle capacità operative di autotutela dei cittadini di tutto il territorio. Perché se man mano che andiamo avanti diventa il problema che sorge è chi rappresentiamo, chi siamo in sostanza. E certamente quando cominceremo ad aprire le richieste di confronto, questa questione si porrà. È vero che possiamo sempre, come dire, ripiegare sul fatto che c'è il sindacato, anche se questa cosa non è ancora formalmente determinata. Certamente la funzione pubblica, la CGIL potrebbe anche essere d'accordo, però è meglio secondo me se il lavoro che facciamo è un lavoro della società civile, ovvero dei cittadini, insomma, no? Dei cittadini, delle associazioni dei cittadini, delle organizzazioni sindacali come componente della società civile, insomma. È importante, credo, questa cosa. Tra l'altro questa cosa è particolarmente rilevante rispetto al discorso della ripresa dei contagi in autunno dal punto di vista dell'azione di controllo delle norme di tutela dentro i luoghi di lavoro e sul territorio. Perché se no, cioè se i cittadini che hanno il diritto alla condizione di tutela e di salute non hanno nessuna voce in capitolo, mentre avendo il coordinamento a disposizione hanno un punto di riferimento, un punto espressivo esplicito, insomma.
comunque una cosa da vedere, da anticipare in ogni caso ai soggetti con i quali prendiamo contatto e con quelli con cui abbiamo già i contatti da confermare, ma secondo me è necessario formalizzarlo alla prossima assemblea. Va bene. D'accordo sono. Va bene. Ciao a tutti. Ok, ci salutiamo. Ciao. Ciao a tutti. Antonio, grazie della disponibilità di Medicina Democratica. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.